Pane fritto siciliano dolce. Questa era la merendina dei bambini siciliani di tanto tempo fa. Guarda qui, mo qui ti sblocchi il ricordo. Vedete il pane bello morbido, altro che Kinder Fiesta, Kinder Brioche e Kinder Delice. Vai giù. Che so emozioni. Mamma mia. Zucchero cannella e tanto tanto amore. Vai, fatelo pure voi, appresso a me, emozionatevi davvero, se sei un siciliano puro, fammi sapere se la fai pure tu uguale come la sto facendo io, alla fine lo fare questa ricetta d'amore siciliana che mi avete inviato voi, veramente tantissimi di voi che avete detto di fare questa ricetta, quindi la faccio per voi, ci serve il pane almeno di 2-3 giorni, quello là bello duro. Allora, io adesso ho questo pezzo di pane qui e adesso mi vado a ricavare delle fettine di pane, non troppo sottili, non troppo, neanche troppo grandi, diciamo. Tagliato il pane a fettine, mo' organizzatevi in questa maniera qua. Prendetevi tre scodelline, tre piatti, quello che voi volete. In uno ci mettete il latte perché all'epoca, nonostante c'era tanta, tanta fame e tanta povertà, comunque il latte c'era sempre. Le uova non ne parliamo proprio, quelle là delle galline che queste non mancavano mai. E a un'altra parte ci andate a mettere, guardate a me, un pochettino di zucchero e un pochettino di cannella in polvere e andate a mischiare il tutto. Naturalmente le uova le bisogna sbattere, no? Mo' il passaggio era questo. Allora, prendevano il pane. Lo passavano nel latte in modo che anche se il pane era bello duro, comunque si inzuppava un pochettino. Poi veniva passato tanto bello nell'uovo e poi dall'altra parte si metteva un po' di olio da friggere, tanto bello, e si andavano a friggere le fettine. Naturalmente è inutile che ve lo dico, fatela fare bella dorata da ambo due le parti. Vedete questo colore qua? È proprio quel colore là che noi vogliamo, bello dorato. Quindi appena lo vedete dorato, tipo come questo, girate e fatelo fare da tutti e due i lati così. Accusioi, tanto bella. E adesso ce l'andiamo a mettere su carta assorbente e la facciamo un attimino asciugare. E nel frattempo che continua a friggere, questi qua li passiamo nello zucchero e nella cannella, voglio, perché adesso questi qua li dobbiamo mettere solamente nel piatto e li dobbiamo assaggiare e dobbiamo emozionarci come i nostri amici siciliani. Voglio, mi raccomando, mo' fateglielo pure ai vostri bambini. È vero, sì, le merendine di oggi sono belle, buone, però voglio, queste qua sono quelle che ci hanno veramente fatto crescere, che siamo cresciuti con questi valori qua. E facciamoli crescere pure a loro. Guardate com'è bello morbido perché si è azzuppato nel latte. Calorico è calorico, però mi riempie il cuore. Alla fine del mondo. Pane fritto siciliano dolce.